Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. La mattina all'opera, buongiorno con i pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Il 21 di maggio del 1892 andavano in scena i pagliacci di Leoncavallo, opera che divenne poi, insieme a Cavalleria Rusticana, il manifesto dell'opera verista. Sicuramente secondo il progetto ancora più profondamente verista e per certi versi superiore a livello concettuale rispetto a quello che sarà Cavalleria, i pagliacci hanno realmente un carattere programmatico e in questo recuperano la radice più antica del concetto del carattere proposto proprio da Verga, che manca per certi versi in maniera abbastanza assurda in Cavalleria. In altri termini, pagliacci, proprio dalla struttura al prologo, a come è collocata, diventa veramente nel concetto e poi nella pratica dell'esecuzione l'opera manifesto del teatro verista. Innanzitutto per una questione strutturale, Leoncavallo ne è, oltre che musicista, anche curatore della struttura librettistica. Ma al di là della creazione del libretto, che è, se volete, di minore importanza a livello concettuale, abbiamo già nel passato, per esempio, i casi di Boito, librettista e compositore, ma è il fatto di voler impostare in maniera rinnovata questa fusione tra musica e testo scritto, cosa che evidentemente manca quasi completamente al repertorio e al taglio, all'impostazione compositiva italiana. E questo è un primo elemento importante. La struttura poi recupera proprio dal modello della classicità, rielaborandola e per certi versi ribaltandone i canoni fondamentali, il concetto di prologo. Cioè, se nella tragedia antica il prologo doveva appunto indicare, rassicurare il pubblico che quello che stava avvenendo in scena era soltanto finzione, in maniera totalmente opposta, Leoncavallo punta sul fatto di dire che la vicenda è realmente un tratto di vita vera e che volutamente gli artisti, pure recupera il termine appunto istrione, pur essendo istrioni, sono comunque persone in carne ed ossa e quindi vivono in maniera evidente, schietta, la vicenda. A fronte di questo poi, la vicenda appunto che Leoncavallo decide di musicare ha una radice molto forte non solo nell'esperienza personale di Leoncavallo, ma proprio nella realtà dei fatti. La vicenda infatti è, secondo la critica, la rielaborazione di un accadimento di cronaca nera, esattamente come era avvenuto per Cavalleria Rusticana, di un evento appunto di triangolo amoroso avvenuto in un paesino della Calabria, nella provincia di Cosenza, in cui il padre, magistrato regio, era stato chiamato appunto
guidare la causa e quindi a poi a condannare la coppia, in questo caso di due fratelli che insieme avevano attentato e ucciso la morte a un uomo che era poi il precettore stesso di Leoncavallo. Ma questo tratto è comunque ancora importante perché si evidenzia come il realismo diventi un elemento base su cui poi Leoncavallo costruisce la vicenda. In più, Leoncavallo decide di giocare in maniera molto abile sui due piani, il piano della realtà e il piano della finzione, della commedia, e trova questo il massimo punto focale, evidentemente nel secondo atto, in cui Canio diventa tanto pagliaccio quanto l'uomo tradito e il gioco che viene proposto si potenzia anche per la figura di Nedda, quale colombina che tradisce in palcoscenico quanto tradisce come Nedda nella vita. In più dà anche la possibilità di giocare sui due piani il fatto di ripetere, per esempio, a stanotte e per sempre, in cui naturalmente lei lo dice a Arlecchino, ma di solito quasi tutti i registi vogliono in qualche modo fare in modo che venga detto guardando Silvio, che è l'amante, tra il pubblico, quindi per incentivare appunto i due piani. E uno dei momenti più alti dell'opera è appunto No, pagliaccio non son, nel momento in cui di colpo si tronca da un momento all'altro la finzione, per così dire, il diaframma tra i due elementi fondamentali, da una parte la finzione e dall'altra la realtà, contrastano. Come si può vedere, quindi il progetto programmatico che sta dietro i pagliacci è altissimo e soprattutto molto molto ben strutturato. Tra le tante possibili incisioni del capolavoro di Leoncavallo, noi abbiamo la fortuna di avere un'incisione pionieristica del 1907, in cui la direzione di Sabaino avviene a strettissimo contatto, e anche questo è documentato da una meravigliosa foto profondamente ottocentesca in cui c'è la figura imponente di Leoncavallo che evidentemente catalizza la nostra attenzione, con un gruppo di artisti e di cantanti che erano profondamente guidati e interpretati dalla figura appunto dominante del compositore. È un caso pressoché unico insieme a quello di cavalleria, in cui il compositore è assolutamente a stretto contatto con il direttore d'orchestra, se non il direttore dell'orchestra stesso, appunto nel caso di Mascagni, di opere oggi ancora fortissimamente in repertorio. Abbiamo quindi scelto questa incisione, un'incisione che ricordiamo essere veramente storica perché nasce con la possibilità di essere la prima grande opera completa, grazie anche al fatto che l'opera era nel complesso breve ed era riprodotta in tutta la sua complessità, con alcuni tagli evidentemente, in 11 dischi a due facciate. Allora grandissima modernità, quindi molto molto costosi. E tutti parlano nel complesso buon favore di questa incisione, a cominciare da Celletti. In Il teatro d'opera in disco dice: la più importante, parlando appunto delle incisioni pionieristiche di Pagliacci, la più importante è la prima, gramophone, poi HMV, quindi la voce del padrone, che risale al 1907. È stata recentemente ristampata da una casa inglese specializzata nelle cosiddette incisioni private, la Rubini. Naturalmente queste sono cose che rimangono di grande interesse perché poi dopo ci saranno molte edizioni successive. Alle registrazioni di questa edizione, diretta da Carlo Sabaino, con un'orchestra e cori composti da elementi scaligeri, assistette come consulente Ruggero Leoncavallo. Questa circostanza, ben poco però, si ripercosse, dati i rudimentali sistemi di registrazione, sull'orchestra e sui cori.
Il più personale come fraseggiatore è il baritono Francesco Cigada, Tonio, che sarà poi l'autore che maggiormente ci interesserà, perché come abbiamo detto, noi ascolteremo proprio il punto focale che è il grande prologo. La scelta che abbiamo fatto, infatti, è proprio questa, di presentare il punto iniziale dell'opera proprio per il valore programmatico di questa pagina. Giudici è più ampio nel commento. Nel 1907 Leoncavallo sovrintese personalmente, c'è una bellissima foto molto opportunamente ristampata dalla Bongiovanni, che è quella che la casa discografica che poi ripropose questa incisione, sul frontespizio del libretto d'accompagnamento che la ritrae in posa con tutta la propria tondetta imponenza al centro del cast, dell'incisione dell'opera completa per la Gramophone, una serie di 78 giri che alternavano l'etichetta rossa con quella nera. I primi vedevano nella parte di Canio il portoricano Antonio Paoli ed erano venduti anche separatamente a prezzo elevato, mentre i secondi erano economici, avevano come protagonista Barbacini. Con l'orchestra e il coro della Scala cantavano inoltre Giuseppina o Josefina, perché era nata a Barcellona, Huguette, Francesco Cigada come Tonio, Gaetano Pino Corsi come Beppe ed Ernesto Badini come Silvio. Così Cigada canta il prologo con una voce chiara e molto timbrata, su un tempo assai indugiante e con un pianissimo molto suggestivo alnido di memorie e soprattutto al di carne ed ossa, un bellissimo effetto, senza il la bemolle acuto, al par di voi, probabilmente perché non ce l'avrebbe fatta, ma enfatizzando lo stesso quel voi, piazzandovi una gran corona che non ci sta affatto male e al pubblico che Tonio si sta rivolgendo e viene così sottolineato con grande evidenza e con un bellissimo fermo e squillante sol finale che evidentemente possedeva. Come vedete, anche Giudici evidenzia proprio la qualità esecutiva di Cigada e soprattutto la validità interpretativa e idiomatica. Abbiamo quindi voluto ricordare oggi, 21 di maggio, giornata proprio della prima assoluta dei Pagliacci, questa grande opera di storica importanza nel panorama musicale e operistico italiano, con l'edizione del 1907, con i complessi della Scala, sotto la direzione di Carlo Sabaino e la sovrintendenza strettissima di Ruggero Leoncavallo, con il canto di Tonio, quale Francesco Cigada. Buon ascolto e buona giornata a tutti. Si può, signore, signori, scusatemi se da sol mi presento, io sono il prologo, poiché in scena la corle antiche mette l'autore, e in parte vuol riprendere le vecchie usanze e da voi con i nuovi avviami. Ma non per dirvi come fria le lacrime che noi versiamo son false degli spasmi e dei nostri martir, e non allarmatevi. No, no, l'autore ha cercato in avete fingervi uno sguardo di vita. Egli ha per massima sol e l'artista è l'uomo, e che per gli uomini scrive. Cantava un giorno
del dolor, ripetimi, torni di rabbia, dovete meritarmi. Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.